Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e mi iscritti più di tutti, bentornati su Giovi HBSpo, io sono Giovi Spo e questa è la nuova serie di come fare crediti con la compravendita su FIFA 15, Foot 15. Come state ben vedendo dalle immagini, ho venduto alcuni giocatori: Moses, Ben Arfa, Denswil, non ve lo consiglio perché l'anno scorso si poteva fare, quest'anno invece no. Allora, i miei consigli sono quelli di cercare giocatori che si possono rivendere. Non cercate giocatori che hanno un prezzo minimo, compra ora 400, non serve a niente. Cercate giocatori che si vendono sui 500-600 crediti per iniziare, fino a quando non arrivate sui 2000-3000 crediti. E poi li prendete a 150-200 crediti in meno, anche se è un po' difficile prenderli ora, però secondo me all'uscita del gioco sicuramente sarà più facile fare compravendita. Come state vedendo, ho preso un Montolivo, l'ho pagato sui 350-400 crediti, 450, con il cambio di ruolo l'ho modificato da COC a CC, da CC a COC, scusate. Sto vedendo il prezzo, ho messo un minimo 1500, non c'era, quindi il mio Montolivo era l'unico sul mercato e l'ho messo in vendita ad un prezzo che mi faccia guadagnare dai 3.900 ai 4.000. Poi in seguito l'ho modificato, ho acquistato anche altri Montolivo che dopo ho rivenduto perché ho visto che questo Montolivo che ho acquistato non sono riuscito ancora a venderlo con il cambio di ruolo. Poi stavo provando anche con Eremenko, acquistato a 400 e gli ho messo il cambio di ruolo da COC a CC per un totale di 2.004, non so di preciso quanto abbia speso per il cambio di ruolo, doveva essere su 2100 se non sbaglio, 2000-2100 o anche di meno, perché i prezzi cambiano di un centinaio, di un 150. Poi andando a vedere ho visto che non ce n'erano di Eremenko e dunque ho potuto farlo io il prezzo del mercato di Eremenko CC, ho messo 2006-3000, in seguito l'ho abbassato di un 200, però poi sono riuscito a venderlo. Ho provato anche a fare un po' con gli allenatori, mi sono trovato bene con Jolo, l'ho preso a 2008 mi sembra, 2006 non mi ricordo, l'ho venduto a 3200, quindi un guadagno di 200 crediti, niente male. Poi ho questo Mario Fernandez che avevo acquistato sui 350, l'ho venduto in 100 in più. Poi Saponara, mi sa che l'avevo acquistato a 500 e l'ho rivenduto a 750. Radovinic si chiama così, se non sbaglio, sì. Non ve lo consiglio. Poi ho provato a vendere i cambi di ruolo e all'inizio è andata bene, poi ho dovuto abbassarlo di brutto perché i prezzi si erano abbassati, perché comunque a nessuno servono questi cambi di ruolo. State vedendo, ho preso questo Eremenko sui 350, poi ho fatto l'applica consumabile, l'ho pagato 2100, quindi no scusate, l'ho pagato 1400. Ora vi faccio vedere, quindi 2500 meno per 0.5 abbiamo un 2007, quindi il cambio di ruolo, scusate ancora mi sto confondendo, l'ho preso a 2100 circa, sì, e poi ho messo in vendita sui minimo 2007, sul prezzo dell'asta 2007, in modo tale che non ci vada a perdere. Se volete che vi spieghi cosa ho fatto con la calcolatrice, chiedetelo nei commenti. Dunque, avete visto che ho venduto anche quell'Eremenko a 2008, 200 crediti in meno, comunque, vabbè. Poi stavo provando con Osiner, acquistato per 200 crediti, ma purtroppo non sono riuscito a venderlo a 400 crediti. E dunque ho abbassato il suo prezzo. E poi nel prossimo episodio vedrete come sarà andata a finire, anche con il resto, con il Montolivo, con l'altro Eremenko. Sto cercando altri metodi, tipo quelli di acquistare gli stemmi, perché comunque secondo me si possono anche acquistare gli stemmi. Con tutto si può fare compravendita, ma bisogna andare a trovare quella cosa, quel giocatore che sia utile per una squadra. E dunque l'episodio si conclude qui. Se vi è piaciuto, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Qui Giovi Spo, vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo alla prossima.